faccia la criniera laterale, poi senti i due occhi, uno e due, il naso ferino, e questo la particolarità, senti la bocca, ha la bocca aperta. In questa puntata di Storie Metropolitane giochiamo in un certo senso in casa, perché ci troviamo a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, la sede aulica della città metropolitana di Torino. È qui che abbiamo incontrato Cristian Bruno, consigliere dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con delega alla cultura accessibile, proprio per scoprire e sperimentare un modo in più per raccontare la storia di questo palazzo. Sono un consigliere dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con delega alla cultura accessibile. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è quell'associazione che da oltre 100 anni cerca di migliorare la vita delle persone con disabilità visiva in tutti gli ambiti, che sono appunto il lavoro, lo studio e nel mio caso specifico la cultura. E qui ci troviamo appunto a Palazzo Cisterna e grazie insomma all'impegno della città metropolitana di Torino e insomma di chi vi lavora, quindi cito ad esempio Denis e Anna e tutte le altre collaboratrici, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere questo luogo sia all'interno che all'esterno in modalità accessibile ed inclusiva, cioè grazie anche a, io direi, alla spontaneità delle persone che ho conosciuto qui, che sin da subito hanno accolto la mia richiesta, insomma la richiesta dell'Unione di poter conoscere questo luogo in forma accessibile, hanno appunto consentito ai visitatori che sono stati qui oggi di esplorare questo luogo potendo toccare quelle che sono le sue caratteristiche dovute appunto presenti nell'arredamento o proprio nell'edificio stesso. Hanno permesso appunto alle persone che qui lavorano di conoscere questo luogo, io dico sia in forma inclusiva, perché poi visitarlo assieme a persone vedenti e diventa anche inclusivo, e ovviamente in forma accessibile, perché poter toccare un mobile o semplicemente una porta, quello che abbiamo di fronte, conoscendo poi che cosa c'è dietro a livello storico di ciò che si tocca è fondamentale. Io volevo aggiungere anche questo, che tutto quello che poi viene fatto per le persone con disabilità, in questo caso, si ripercuote favorevolmente su tutta la collettività, perché poi esplorare un luogo tattilmente comporta la conoscenza di aspetti che magari facendolo come avviene per tutti con la vista vengono un po' così non presi in considerazione, e sono convinto che anche la nostra esperienza sarà porterà vantaggio anche a chi vedente verrà a visitare questo luogo. E poi in conclusione mi viene da dire che abbiamo aperto un po' la strada a far sì che un visitatore non vedente, singolarmente con il suo accompagnatore, possa, quando poi vi sarà la possibilità, venire a visitare questo luogo, favorito proprio dalla conoscenza che è maturata grazie all'interscambio che c'è stato tra noi e chi qui vi lavora. Che impressione ha lasciato Palazzo Cisterna ai suoi visitatori? Lo scopriamo attraverso le voci di Luisa, Paolo e Alessio. Nella storia del nostro passato abbiamo respirato l'atmosfera del periodo 600, 700, 800 e quindi ci mancavano solo gli abiti del periodo, poi l'atmosfera c'era e le ragazze erano bravissime. Niente, intanto ringrazio per questa occasione interessantissima, non avevo la minima idea che ci fossero delle cose così splendide e interessanti. Ringrazio e spero di poter tornare ancora una volta e di comunque fare pubblicità su questa meraviglia. Sono un po' di casa qua dentro, perché lavorando presso Città Metropolitana era una cosa dovuta e bellissima. Io avevo già fatto una visita di quelle standard che si facevano il sabato mattina, ma mi sono potuto rendere conto veramente oggi di cos'è Palazzo Cisterna. Grazie, perché è stata veramente bella, molto.